Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Andiamo ora a vedere il remix di Garmo. Qui si tratta di un brano completamente diverso nell'aspetto, quindi molto rallentato, gradevole. Ci è piaciuto tantissimo questa interpretazione 80s del brano. Pasolini si è fermato allo scalo, mica Eboli e con meno pathos, tra la massa in fila al supermercato e l'omologazione delle ola allo stadio. Berlinguer invece è stato ammazzato, me ne sono accorto appena è caduto, come i sogni di un ragazzo arrestato, e la questione morale senza futuro, ma Ferragosto è vuota la città. Anche in questo caso ho utilizzato Elevate per dare mezzo dB di drive, quindi per rendere un po', dare un po' di grip al brano, e poi successivamente direttamente nello space control. In questa occasione non ho utilizzato l'Erin perché comunque già sentivo tutto abbastanza bilanciato a livello di frequenze, quindi mi tornava abbastanza bene come bilanciamento, quindi non ho fatto modifiche all'equalizzazione, però ho utilizzato poi lo space control sempre per enfatizzare questa volta le medio alte sulla parte del side. Protesta e al grido del comando chiede un'altra birra. E a proposito di Gesù Cristo, pare che nessuno l'abbia rivisto, nonostante avesse già... In questo modo ho potuto, come comprimere, come se fosse un compressore multibanda, bilanciare soltanto l'aspetto mid-side e la parte di importanza che appunto aveva il side sul bilanciamento del mix. Questo infatti quando lo accendiamo sentiamo il mix molto bilanciato rispetto al non averlo utilizzato, e ovviamente l'output gain che è stato limitato di 3 dB. Portiamolo a 0 così abbiamo un ascolto medio giusto. E al grido del comando chiede un'altra birra. E a proposito di Gesù Cristo, pare che nessuno l'abbia rivisto. Poi ovviamente sono ripassato al mio classico ormai onnipresente Fire the Clip per poter dare quel grip mostruoso e prepotente, diciamo, alle frequenze medio alte. Poi per passare poi all'interno del maximizer, limitando appunto l'uscita che ho riguadagnato nel limiter gain di 1 dB, e questo ovviamente sempre sfruttando l'algoritmo widening che allarga un po' l'immagine stereo. Anche in questo caso ho provveduto un po' al remix degli stems. Allora, sulla cassa, soprattutto la parte di batteria che sentiamo qui.
se ascoltate bene, è molto presente sul side rispetto al mid. Questo è un difetto, secondo me, perché poi crea dei grossi problemi di fase all'interno della balance del mix in generale. Può essere una scelta, ma non è quella che poi reputo interessante per fare una produzione ascoltabile anche sui dispositivi mono. Per cui in questo caso ho utilizzato il Pro Q3 per limitare i bassi, come vediamo, sempre in maniera dinamica, dare mezzo dB a 60 Hz e ovviamente comprimere dinamicamente sia i 200, che era quel suono un po' medio-basso che non mi piaceva, e la parte alta dove ci sono appunto gli hi-hat in genere molto sibilanti, quindi 8000 con 3 dB di controllo dinamico. Quindi già con l'EQ veniamo a master, al Saturn 2 questa volta, che mi dà un controllo sul mid. Sentiamo come in questo caso la parte del loop mid, quindi tutto ciò che riguarda il rullante, diventa più presente rispetto a prima. Questo porta avanti molto la sibilante del loop. Allora, per evitare di correggerla ulteriormente con un altro equalizzatore, ho utilizzato il de-esser di Vice, che reputo eccezionale per questo tipo di approccio, e quindi mi fa da de-essing sui piatti. Infine il Newfangled l'ho messo questa volta alla fine di tutto il processo per recuperare i transienti che mi mancavano, quindi quella parte, diciamo, di transiente. In più io ho dato un dB di drive per dare un po' di clipping a tutto quanto. Questo ha permesso al groove di essere, al loop, scusate, di essere più cattivo, più presente rispetto a prima, che lo ritenevo un po' smorto. Mentre invece sul basso ho utilizzato lo space control per limitare proprio le frequenze basse sul side questa volta, quindi evitare che il side fosse eccessivamente ricoperto di basse. Sentiamolo con essenza il basso. Sentiamo come viene mangiata la parte medio-alta del basso quando non è presente lo space control, cioè quando il basso è troppo side, troppo stereo, viene leggermente sacrificato per una cancellazione di fase sicuramente dal nostro loop. Quindi per far sentire bene il basso ho limitato la parte side del basso riportandolo un po' più al centro e di conseguenza evitando appunto una cancellazione di fase insieme al loop troppo evidente. Ascoltiamo. Anche in questo caso ho utilizzato Saturn per aggiungere grip al basso, quindi un po' più di distorsione al basso. Per l'uso delle tastiere ho fatto un lavoro diverso. Ho creato una trasformazione mid-side proprio del percorso delle tastiere, quindi con il Mix Tool ho creato la matrice, poi l'ho splittata, ho inserito due equalizzatori, uno che lavorasse sul mid e uno sul side, e poi sono ritornato in modalità stereo con un'altra matrice MS di Mix Tool, la vediamo qua. Studio One in questo è incredibilmente performante, quindi la possibilità di creare matrici MS, matrici complesse all'interno del canale singolo, in questo caso sulla traccia delle tastiere. Sul mid ho tagliato, come vediamo, i bassi, sul side
ho avuto l'idea di correggere leggermente le medio-alte, quindi di attenuare un po' le medio-alte. Sui pad ho utilizzato in questa volta sempre il mio plugin preferito di saturazione, il PSP Saturator. E la stessa cosa sul pianoforte, mentre sul pianoforte, e la stessa cosa anche sul pianoforte che ho corretto ulteriormente tagliando un po' sui bassi e i medio bassi, proprio per evitare questa scatoletta, questo suono un po' scatoloso su questa zona, e recuperato un po' sui 2 kHz per fare, rendere il piano un po' più evidente. Sulla voce ho applicato sempre qui un taglio sulle basse. Un'enfatizzazione sui 500 per aumentare un po', perché essendo rallentata e strecciata, avevo bisogno di renderla un po' più presente, soprattutto in questa zona, e ho corretto appunto la parte alta, come vediamo. Anche in questo caso, sulla voce che era estremamente carica di S, ho utilizzato il deesser di Vice e poi infine il Saturator per dargli un po' di grip alla voce. Il tutto ha dato poi al brano questo aspetto un po' più presente. Proviamo a sentire il brano solo nel mix, quindi togliendo il master e lasciando soltanto i plugin di mix. Ando in silenzio, che qualcuno gli chieda scusa sul serio. Ma Ferragosto è vuota la città, e non c'è nemmeno chi sbadiglia al bar. Ed Aida si è persa, ed è meno bella. L'evidenza più grande è l'apertura stereo, a mio avviso eccessiva, che è indice spesso di un mix in cuffia oppure fuori asse rispetto al triangolo equilatero dell'ascolto nella stanza. Però comunque se non abbiamo una buona focalizzazione sul mid, come vi dicevo, è sempre importante avere a disposizione delle eccellenti cuffie, un eccellente sistema di ascolto e di correzione delle cuffie, come in questo caso Sienna Guru. In questo modo si può intervenire molto bene sul bilanciamento mid-side, che è una delle parti più critiche in genere dei mix, che come vediamo in mastering, se abbiamo gli stems, sono abbastanza correggibili, ma nel brano generale diventa un po' complesso poi gestire questa parte qua. Sicuramente risolutivo è l'uso di una matrice MS, quindi all'interno del mix, mentre poi nella sezione, diciamo nel master out, utilizzare comunque un sistema di controllo mid-side come quello di Space Control, che fa da limiting sul side più che altro, e poi ovviamente la possibilità di lavorare in accoppiata con l'Elevate di Eventide, che io amo, continuo a dire che io amo per il trattamento dei transienti, e poi ovviamente Fire the Clip, che dà ancora più grip appunto alla parte medio-alta del master, senza comunque infastidire o rovinare la parte del low-end. L'abbiamo visto proprio in un video apposito dedicato a Fire the Clip. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao a presto!